Secondo Re, capitolo 10. C'erano a Samaria 70 figli di Acab. Eliù scrisse delle lettere e le mandò a Samaria, ai capi della città, agli anziani e ai tutori dei figli di Acab, e in esse diceva: appena avete ricevuto queste lettere, poiché avete con voi i figli del vostro Signore e avete a disposizione carri e cavalli, nonché una città fortificata e delle armi, scegliete il migliore e il più adatto tra i figli del vostro Signore, mettendolo sul trono di suo padre, e combattete per la casa del vostro Signore. Ma quelli ebbero una gran paura e dissero: ecco due re che non gli hanno potuto resistere, come potremo resistergli noi? Allora il sovrintendente del palazzo, il governatore della città, gli anziani e i tutori dei figli di Acab mandarono a dire a Jehu: noi siamo tuoi servi e faremo tutto quello che ci ordinerai. Non eleggeremo nessuno come re. Fa tu quello che ti piace. Allora Jehu scrisse loro una seconda lettera nella quale diceva: voi siete per me e volete ubbidire alla mia voce. Prendete la testa di quegli uomini, figli del vostro Signore, e venite da me domani a quest'ora a Israel. I figli del re stavano dai notabili della città che li educavano. Appena questi ebbero ricevuto la lettera, presero i figli del re, li sgozzarono tutti 70, poi misero le loro teste in una cesta e la mandarono a Jehu a Israel. Un messaggero andò da Jehu a recargli la notizia dicendo: hanno portato le teste dei figli del re. Jehu rispose: mettetele in due mucchi all'entrata della porta della città fino a domani mattina. La mattina dopo egli uscì e, fermatosi, disse a tutto il popolo: voi siete giusti, ecco, io congiurai contro il mio Signore e lo uccisi, ma che uccisi tutti questi? Riconoscete dunque che non cade a terra neppure una delle parole che il Signore pronunciò contro la casa di Acab. Il Signore ha fatto quello che predisse per mezzo del suo servo Elia. E Jehu fece morire tutti quelli che erano rimasti della casa di Acab a Israel, tutti i suoi notabili, i suoi amici, i suoi consiglieri. Non ne scampò neppure uno. Poi si alzò e partì per andare a Samaria. Strada facendo, giunto alla casa di ritrovo dei pastori, Jehu si imbatté nei fratelli di Accazia e di Giuda e dissero: chi siete voi? Quelli risposero: siamo i fratelli d'Accazia e scendiamo a salutare i figli dei re e i figli della regina. Jehu disse ai suoi: prendeteli vivi. E quelli li presero vivi e li sgozzarono presso la cisterna della casa di ritrovo. Erano 42 e non ne scampò neppure uno. Jehu partì di là e trovò Jonadab, figlio di Rechab, che gli veniva incontro, lo salutò e gli disse: il tuo cuore è leale verso il mio, come il mio lo è verso il tuo. Jonadab rispose: lo è. Se così, disse Jehu, dammi la tua mano. Jonadab gli diede la mano. Jehu lo fece salire vicino a sé sul carro e gli disse: vieni con me e vedrai il mio zelo per il Signore. Così lo portò via nel suo carro. Giunto a Samaria, Jehu colpì tutti quelli che rimanevano della casa di Acab a Samaria, finché l'ebbe distrutta, secondo la parola che il Signore aveva detto per mezzo di Elia. Poi Jehu radunò tutto il popolo e gli parlò così: Acab ha servito un poco Baal, Jehu lo servirà molto di più. Convocate presso di me tutti i profeti di Baal, tutti i suoi servitori, tutti i suoi sacerdoti, non ne manchi neppure uno, poiché voglio fare una gran festa, un sacrificio a Baal. Chi mancherà non vivrà. Ma Jehu faceva questo con astuzia per distruggere gli adoratori di Baal e disse: bandite una festa solenne in onore di Baal. E la festa fu bandita. Jehu invitò dei messaggeri per tutto Israele e tutti gli adoratori di Baal vennero e neppure uno mancò. Entrarono nel tempio di Baal e il tempio di Baal fu pieno da un capo all'altro. Jehu disse a colui che aveva in custodia il vestiario: metti fuori i paramenti per tutti gli adoratori di Baal. E quelli mise fuori i paramenti. Allora Jehu con Jonadab, figlio di Rechab, entrò nel tempio di Baal e disse agli adoratori di Baal: cercate bene, guardate che non ci sia con voi nessun servo del Signore, ma ci siano soltanto gli adoratori di Baal. Quelli entrarono per offrire sacrifici
e olocausti. Ora Eù teneva appostati fuori dal tempio 80 uomini ai quali aveva detto: colui che lascerà fuggire qualcuno degli uomini che io metto in vostro potere pagherà la sua vita per la sua. Quando fu finita l'offerta dell'olocausto, Eù disse ai soldati e ai capitani: entrate, uccideteli e non esca neppure uno. Essi li passarono a fil di spada, poi soldati e capitani ne buttarono là i cadaveri e penetrarono nell'edificio del tempio di Baal. Portarono fuori le statue dal tempio di Baal e le bruciarono. Mandarono in frantumi la statua di Baal, demolirono il tempio di Baal e ne fecero un immondezzaio che dura fino al dì di oggi. Così Eù estirpò Baal da Israele. Tuttavia egli non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele, cioè non abbandonò i vitolli d'oro che erano a Betel e a Dan. E il Signore disse a Eù: perché tu hai eseguito puntualmente ciò che è giusto ai miei occhi e hai fatto alla casa di Acab tutto quello che desideravo, i tuoi figli siederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione. Ma Eù non si preoccupò di seguire con tutto il cuore la legge del Signore Dio di Israele e non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo aveva fatto peccare Israele. In quel tempo il Signore cominciò a diminuire il terreno di Israele. Azael difatti sconfisse gli israeliti su tutta la loro frontiera. Dal Giordano verso oriente soggiogò tutto il paese di Galad, i Gaditi, i Rubeniti e i Manassiti, fino a Areor, che sta presso la valle dell'Arnon, vale a dire tutto il paese di Galad e di Basan. Il resto delle azioni di Eù, tutto quello che fece e tutte le sue prodezze, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Poi Eù si addormentò con i suoi padri e lo seppellirono a Samaria. Joacaz, suo figlio, regnò al suo posto. Il tempo che Eù regnò sopra Israele e Samaria fu di 28 anni.